Sono ottime notizie, le CIPES ha finalmente rifinanziato i primi due lotti della ferrovia Roma-Pescara, sono 950 milioni che piovono sull'Abruzzo per realizzare un'infrastruttura che da almeno mezzo secolo aspettava di essere messa in campo. Il raddoppio e la velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara si inizia con i primi due lotti e naturalmente con l'impegno del governo ad andare avanti, a finanziare poi il resto dell'opera, ma era fondamentale partire. Oltre a questi 950 milioni che sanano un debito accumulato dal precedente governo, che non avendo saputo completare la procedura di autorizzazione di questo appalto nei termini previsti dal PNRR, aveva fatto perdere il finanziamento dell'opera, che viene rifinanziata con i fondi di sviluppo e coesione, grazie al Presidente Meloni, al Ministro Fitto e al Ministro Salvini che hanno lavorato per individuare questa nuova fonte di finanziamento e colmare quindi questo debito, mantenendo un impegno solennemente assunto nei confronti della Regione Abruzzo. Oltre a questo, la seduta del CIPES ha anche approvato il piano operativo complementare che rifinanzia e torna a destinare quasi 150 milioni di euro di fondi europei che erano stati distratti, diciamo, utilizzati per l'emergenza Covid tra il 20 e il 22, che oggi, come da impegni presi, come da patti stipulati, tornano nella disponibilità dell'Abruzzo per essere spesi a sostegno delle imprese, dello sviluppo economico e del territorio. Sono circa 1 miliardo e 100 milioni che si aggiungono al 1 miliardo e 250 milioni che 2 settimane fa Giorgia Meloni ha firmato con l'accordo di coesione per l'Abruzzo, stiamo andando avanti e non dobbiamo fermarci.